Assessore, oggi Città dei Bimbi ha organizzato un incontro che ha dato la possibilità di far parlare, far dialogare il Comune con i suoi cittadini più piccoli. È un'occasione importante anche ascoltare i bisogni di chi normalmente non ha voce. È un'occasione importantissima perché sono tanti i segmenti di popolazione che non hanno voce, tra questi ci sono sicuramente i bambini. E cercheremo di ascoltarli molto. Il Comune di Bari ha in mente di realizzare di diventare una città anche a misura dei bambini? Certamente, una città sostenibile, è una città a misura di bambini, è una città a misura di tutti e soprattutto a misura di quelle persone, quei cittadini che non godono normalmente di piena considerazione. Quanto è possibile condividere le idee da cittadini? Faremo in modo, la partecipazione è una cifra importante dell'amministrazione comunale, cercheremo di portare, di ascoltare tutti sulle decisioni più importanti che riguardano la città, quindi sicuramente la partecipazione e l'ascolto sono occasioni importanti per costruire insieme dei progetti. Il Comune ha tanti progetti importanti, uno fra questi è la caserma Rossani, torna finalmente alla città? Tornerà sicuramente alla città e tornerà alla città secondo un progetto che sarà condiviso con tutti i cittadini. Un altro progetto che stravolge un po' il piano urbanistico è sicuramente la riprogettazione del nodo ferroviario della stazione centrale. A che punto siamo? Al momento c'è un incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità, di un master plan. Il master plan non è uno strumento urbanistico definito, è una sorta di studio degli assetti futuri possibili per quell'area, ma anche quello andrà portato alla discussione dell'intera cittadinanza. I bambini chiedono soprattutto aree verdi, quindi avere aree verdi all'interno del centro cittadino dove mancano completamente potrebbe essere un grande aiuto anche per loro, per giocare, per crescere, per socializzare. Assolutamente sì, faremo in modo, l'ex caserma Rossani è uno spazio all'interno della città che va restituito agli usi da parte di tutti i cittadini, dei bambini. Lì c'è il progetto di un grande parco, un parco che nelle aree centrali Bari al momento non ha e sarà un luogo importante proprio perché i bambini possano crescere anche a contatto con la natura, con quel residuo di natura che comunque c'è nelle nostre città. Ci sono progetti nelle periferie per quanto riguarda la riqualificazione proprio della struttura urbana? Sì, ma nelle periferie è importante sicuramente intervenire sugli assetti urbanistici, ma è importante intervenire anche e contemporaneamente con azioni di rigenerazione economica e sociale.